Decine di migliaia di persone si sono radunate a Praga, in piazza Venceslao, martedì 4 giugno, per chiedere le dimissioni del premier Andrej Babis, accusato di conflitto di interessi e sospettato di aver frodato milioni di euro nell'ambito dei rimborsi dell'Unione Europea. Contestata dalla piazza anche la ministra della Giustizia, Marie Benešová. Non è certo questa la prima manifestazione dei cittadini cechi che si scagliano contro l'assetto governativo del paese. Siamo preoccupati per il fatto che la Benešová possa influenzare l'inchiesta in corso che riguarda il primo ministro, afferma uno speaker. Liberiamoci di Babis, facciamo una rivoluzione, chiediamo le sue dimissioni, basta, non è più possibile. A parlare era il direttore della ONG Transparency International, Davide Ondraka. Babis, che è il secondo uomo più ricco del paese, ha sempre negato le accuse e ha mosso un attacco contro un documento dell'Unione Europea che rivela un collegamento fra le frodi e milioni di euro da lui incassati. Le manifestazioni in corso a Praga ricordano la serie di eventi che portarono alla famosa rivoluzione di velluto.